creare una partnership che si va sempre più rafforzando con cittadinanza attiva. Perché la CIA affianca un'organizzazione dei cittadini? Beh, perché noi crediamo in una relazione molto stretta con i cittadini, abbiamo bisogno di... No, vai. Senza partire con perché, noi ci saranno le interviste, noi ci saranno le domande. Ho capito. La Confederazione Italiana degli Agricoltori ha bisogno di condividere con i cittadini le proprie scelte e il percorso degli agricoltori italiani. Per questo il rapporto con cittadinanza attiva per noi è un rapporto molto importante. Poi incrocia molti dei temi su cui noi lavoriamo quotidianamente. Il primo è lo spreco e l'uso improprio del territorio fertile, della terra fertile, del territorio fertile. Sono stati sprecati 2 miliardi di ettari negli ultimi 20 anni e 80 milioni di ettari solo dal 2012 ad oggi, proprio in quegli anni in cui si è cominciato a parlare di una legge contro lo spreco del suolo. Ecco, noi crediamo che con cittadinanza attiva su questi temi possiamo essere più forti, possiamo condividere un percorso che va nell'interesse degli agricoltori come imprenditori e quindi che hanno necessità di terreni fertili per svolgere la loro attività e produrre cibi buoni, cibi sani per i cittadini italiani e per i cittadini che hanno il diritto di essere circondati dal bello e non da un cemento il più delle volte inutile. Quindi la cintura delle città deve diventare una linea urbanistica invalicabile, le aree agricole non possono più essere un'area in attesa di essere urbanizzata, ma devono avere la propria dignità, perché la dignità della terra fertile e degli agricoltori è la dignità di tutti i cittadini. Sappiamo che gli agricoltori della CIA vogliono rendersi anche protagonisti di vere e proprie attività nella lotta agli sprechi come recupero di beni abbandonati. Può raccontarci di questa idea? Beh, noi siamo protagonisti sicuramente anche in alcune situazioni, diciamo, particolarmente crude. Noi lavoriamo molto con Libera, assistiamo la più parte delle cooperative che conducono i beni confiscati alla mafia, alla camorra, quindi lo riteniamo un valore civile, civico, che ci impegna molto, anche a volte mettendoci un po' a rischio, ma lo facciamo molto volentieri. Allo stesso modo le battaglie che ci coinvolgono come imprenditori ci coinvolgono anche come cittadini, perché gli agricoltori sono prima ancora che imprenditori cittadini che hanno a cuore lo sviluppo complessivo e armonico della società, perché in questa società vivono, allevano i loro figli, li mandano a scuola e cercano di rendere la cittadinanza più attiva, perché più è attiva la cittadinanza e più la società è armonica. E quindi noi, CIA, vuole essere parte di questo progetto per essere d'aiuto e per trarne i benefici, senza dubbio. L'ultima domanda riguarda le 2 priorità che indicherebbe al governo per uscire da questa impasse, soprattutto per lottare efficacemente lo spreco. Alcune ce le indicate, se ce le vuole rimettere in linea? Sì, noi dobbiamo intanto valorizzare quello che abbiamo, e abbiamo molto, e per valorizzare quello che abbiamo dobbiamo utilizzare i protagonisti. Quindi se partiamo dal cibo, che è l'elemento, insomma, che interessa tutti quotidianamente, più volte al giorno, noi possiamo dare un grande contributo. In un grande patto con i cittadini consumatori, ma preferisco cittadini, che è un patto di reciproco rispetto. Noi a produrre cibo sano e buono e i cittadini a riconoscere il valore di questo nostro lavoro. Noi ricaviamo generalmente il 15% del valore del prezzo che pagano i cittadini su un prodotto fresco, cioè un'insalata che vale 1 euro va al produttore 15 centesimi. Questo non è giusto ed è una forma di spreco, una forma di spreco di energie e di risorse che si perde su una filiera così lunga e confusa e che non tutela né i cittadini né i produttori. Ecco, questo per esempio è un tema che chiediamo al governo su cui impegnarsi e sempre, come già detto prima, sulla tutela del nostro bene più prezioso che è il terreno fertile, oltre a incentivare
cultura del verde, del bello nelle città e a rendere le città più vicine a quello che hanno attorno, che è paesaggio rurale e agricoltura. Portiamo un po' di agricoltura nelle città, fa bene a tutti. Grazie. Grazie. Già il microfono. Un attimo. Dino Scanavino è presidente di Confederazione Italiana dell'Agricoltura.